Siamo qui ben ritrovati. Come valutare questo primissimo scorcio di stagione del Foggia di Zdenek Zeman? Beh, le opinioni sono contrastanti, ma ci sono i numeri. I numeri non mentono mai, sono la cartina di tornasole di quello che sta accadendo. Bene, i numeri dicono che su 6 gare complessive finora disputate dalla formazione rossonera, 4 di campionato e 2 di Coppa Italia, sono state complessivamente 3 le vittorie, 2 i pareggi ed una sconfitta. Il Foggia va avanti in Coppa Italia, è giunto agli ottavi, adesso ovviamente i riflettori però vengono puntati inevitabilmente su quello che è il rendimento della squadra in campionato. Beh, il Foggia tutto sommato, insomma, sta rispondendo, se vogliamo, a quelle che erano le attese della vigilia, perché insomma, nessuno chiedeva né a Zeman né ai rossoneri di essere da subito protagonisti, di avere chiaro un obiettivo finale. È chiaro magari che poi i vertici societari si aspettino il meglio possibile e intimamente anche si augurano, insomma, che questa squadra possa alla fine raggiungere un traguardo, se vogliamo, anche inatteso. Diciamola tutta, questa è una squadra che nella migliore delle ipotesi, insomma, con tutti i pro e i contro, sicuramente alla fine è l'obiettivo minimo dei playoff dovrebbe centrarlo, ma oggettivamente ci sono almeno 3-4 squadre che per investimenti e anche per consistenza tecnica è una spanna superiore al Foggia, anche se Zeman giustamente dice vediamo, giochiamocela sempre, perché magari questo tipo di gap la formazione rossonera potrebbe colmarlo con l'organizzazione di gioco. L'ultimo pareggio con il Latina, che ha fatto storcere un attimino il muso, anche perché la vittoria sembrava cosa fatta, ha dato però segnali positivi, perché il Foggia pian pianino va avviandosi verso un rendimento standard, e quando Curcio e compagni avranno raggiunto appunto il top della condizione, allora sì che potremo capire davvero qual è la consistenza della formazione di Zdenek Zeman. Questo riteniamo che possa avvenire fra non meno di altre 4-5 partite, diciamo orientativamente verso il derby del San Nicola di Bari. Chissà che proprio in occasione di quella partita è proprio nella vicina Bari il Foggia di Zeman torni davvero in tutto il suo splendore, un po' quello che tutti si augurano. Però c'è, insomma, una riflessione di fondo da fare: non bisogna assolutamente avere fretta, non bisogna bruciare le tappe, bisogna proseguire step by step. Questo Zeman lo sa molto bene, lo sanno anche i suoi ragazzi, che però, diciamo, in campo devono mettere soprattutto attenzione e voglia di seguire il maestro. Se questo avverrà, inevitabilmente anche i risultati in campo arrideranno al Foggia. Ciao, vi aspetto domani.